Diamo ora la parola a Antonio Stango, segretario del Comitato Italiano Helsinki e della LIDU. Grazie a Vincenzo Lita per avere anche quest'anno promosso, questa volta insieme con Radicali Italiani, questa manifestazione. Io vi ho partecipato per molti anni sempre con amici, compagni, fratelli ormai di tanti paesi, di tante etnie e popoli oppressi. E questa volta credo di essere stato io a proporre che ci raggiungessero anche gli amici del Venezuela, perché purtroppo il Venezuela, come è stato detto in quel bel intervento che ce ne ha parlato, quell'importante intervento, è oggi uno dei paesi il cui popolo è più sistematicamente, violentemente soffocato nei suoi diritti fondamentali di libertà e anche ormai a rischio di vita per tanti dei suoi abitanti. Ma come abbiamo visto da queste numerose testimonianze, oggi in realtà nel nostro mondo contemporaneo le situazioni di massicce violazioni ai diritti dell'uomo sono numerose e sono gravissime. È stato fatto qui un appello perché il Parlamento europeo dia il prossimo premio Sakharov a un rappresentante in prigione, in detenzione con una lunga condanna, una condanna all'ergastolo in Cina. Io credo che questo vada sostenuto, così come vada sostenuta la proposta di istituire una giornata europea per i diritti dei popoli oppressi. Ma come giustamente ha detto il sottosegretario Della Vedova, sempre quando noi parliamo di oppressione, di violazione dei diritti umani, noi dobbiamo tenere presente l'individuo. I diritti dei popoli, delle collettività, non sono altro che violazioni massicce su una scala più vasta di diritti di tante individualità. È per questo che i diritti umani fondamentali sono innanzitutto diritti dell'individuo, e su questo anche la LIDU, la Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo, che sta rilanciandosi con una serie di progetti, è chiamata a lavorare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Io vi ringrazio dell'attenzione e sono certo che avremo ancora molte occasioni e molte necessità di batterci per i diritti umani di coloro che in tanta parte del mondo li vedono soffocati nonostante le più belle e grandi dichiarazioni universali. Vi ringrazio.